di lavoro. Cuore comune. No. Blackout. Catene gabbia. Disegno viso nidodato. Ritorno stop. Luce 24 ore. Speranza morte, putrefazione. Vento, polvere, calce, cantiere eterno. Crogiuolo cattura respiri. Segregazione incessante. Ricordo Afghanistan. Sacco immondizio. Cappuccio asfissia. Catene bisturi strappi. Sangue, disperazione. Puntura. Mondo prepotenza. Mondo superficie inquinamento. Mondo profondità inesplorata. Spirito cervello assenza. Violenza e inutilità. Respiro consumismo. Omicidio. Insensibilità sternita. Dibattiti di diverso colore. Fame, sete, sopravvivenza. Epilogo super audience. Epilogo super consens. Epilogo super denis. Avevo la vescica che mi scoppiava. Non ti piace il mio tè? Oppure sul tuo orario c'è scritto che non puoi berlo se te lo offre un fedele. È così che ci chiamate voi, non è vero? Bisogna rispettare il Corano e la Sharia. È così che si chiama la vostra legge sacra. Terrorista di merda. Non hai idea di quante cose eccitanti ti faremo qui dentro. Il tè è solo il benvenuto che riserviamo ai nuovi arrivati. Un sacco di altre specialità molto più arrapanti. Intanto domani, per divertirci un po', ti raderemo barba, capelli e sopracciglia. Anche perché così fai proprio schifo. Afgano pidocchioso. Voglio tornare a casa. A quest'ora il mio Jimmy avrà 5 anni. Ma se quella stronza di sua madre questa volta non me lo fa vedere, giuro che le spappolo il cranio e le faccio ingoiare quella mezza scaglia di cervello che le è rimasta. Puttana psicopatica. Sono 2 anni che non vedo il mio piccolo. 2 anni. Io voglio insegnargli tutto. Per prima cosa, lo devo portare a caccia con me. Deve assolutamente imparare che cos'è un fucile. Così saprà come difendersi. Apriti, gabbia! Apriti, gabbia! Allah, Allah, ti prego. Fai addormentare questo sogno. Non ne posso più dal caldo. Questa luce incessante mi acceca. Figlio di una puttana afghana! Scopriti subito quella faccia d'escremento marcio che hai! Non farlo mai più, ti sbatto al braccio India. Non me ne frega un cazzo se ti dà fastidio la luce. Io devo vedere la tua faccia ripugnante ogni istante del giorno. Devi stare sotto il mio totale controllo. Carne di maiale, per onorare il tuo Allah. Ehi! Non vorrei mica fare il digiuno, neanche a pensarlo. Qui non si butta via niente. Qui ci sono di mezzo i soldi degli Stati Uniti. E i soldi degli Stati Uniti sono il frutto del mio lavoro. Me li sono guadagnati uno ad uno onestamente, sacrificando ogni istante della mia vita. E adesso inginocchiati e mangia. Ti attendo! E falla immediatamente se non vuoi che ammazziamo tutta la tua famiglia di bastardi. Bravo.
anche da bere. Domani, barba, capelli e sopracciglia. 39, alzati dalla barra, è il tuo giorno d'anno. Su, allegro, e ti metto in tre pezzi col guinzaglio e ti porto a fare il bisognino. E mi raccomando, senza abbaiare. Non parlare, le strapperemo una ad una.